Ricercare costantemente quella che viene chiamata l'animazione significa aver paura di ritrovarsi in presenza di se stessi. Significa in effetti, sotto il profilo morale, prendere la fuga. Come si può confondere la gioia col fatto di stare sempre mescolati alla folla chiassosa? Perché bisogna assolutamente rimanere inghiottiti in mezzo ad altri esseri per ritenersi felici? In tal caso si è in contatto solo con l'apparenza degli altri, si gode soltanto del loro contegno artificioso o superficiale. Questo può offrire evidentemente distrazione, un piacere passeggero, una specie di folata di vento. Ma quale differenza tra questo piacere senza profondità e la gioia profonda, essenziale, del conversare con se stessi, dell'analizzare i propri pensieri intimi e la propria sensibilità più segreta? In quest'ultimo caso si vede tutto, si va al fondo di tutto. Negare la potenza, l'ampiezza di questa gioia vera significa negare la vita interiore. La solitudine rappresenta per l'anima una magnifica occasione di conoscersi, controllarsi, formarsi. Solo i cervelli vuoti e i cuori instabili hanno timore di rimanere nel silenzio davanti a se stessi. Sono questi i momenti in cui si vede se i sentimenti sono tenaci oppure se erano soltanto rumore. Benvenuti al mio nuovo video e oggi voglio iniziare in questo modo perché voglio condividere insieme a voi la sensazione che ho provato quando ho letto per la prima volta questo pensiero sulla solitudine che mi ha fatto venire voglia di fare il mio ottavo tatuaggio e infatti ho preso appuntamento e tra poco andrò a fare il mio ottavo tatuaggio. Io adoro tutti questi pensieri, mi piace leggere appunto queste riflessioni sul tema della solitudine perché è una condizione che a me piace molto. A me piace molto stare da sola, dedicarmi appunto alle mie cose, alle mie riflessioni. Io non ho paura di stare da sola. Certo, poi anch'io ho voglia ogni tanto di stare in compagnia, di uscire e tutto quanto, però in generale io adoro la solitudine. E se per qualche motivo magari io ho programmato una giornata, un momento comunque di stare, per stare da sola e mi salta il programma perché magari ecco devo stare per forza in compagnia di altra gente, un po' mi dispiace. E praticamente quindi io appena ho letto questa riflessione sulla solitudine mi ha colpito tantissimo, mi è piaciuta tantissimo che mi sono detta: wow, esistesse, dico, una parola per riassumere tutto questo pensiero, me la taperei subito. E poi però, vabbè, è finita lì. Però poi ci ripensavo e questa idea di fare un tatuaggio dedicato alla solitudine mi piaceva sempre di più e alla fine ho avuto un'idea. E quindi niente, l'ho comunicata al tatuatore. È un'idea che mescola un po' tre cose e vediamo un po' come me la fa perché io praticamente non ho ancora visto il disegno, quindi oggi vado a fare il tatuaggio e lo vedrò lì per lì e quindi sono anche curiosa. E niente, voglio fare il tatuaggio sulla caviglia, quindi voglio fare una cavigliera perché lo trovo sexy e poi comunque non lo so, mi piace come posto, anche se inizio un po' ad avere dei dubbi circa appunto il dolore perché secondo me è una zona abbastanza sensibile, però vabbè, tanto di tatuaggi piacevoli credo che non ce ne siano. Ci sono sì quelli più o meno dolorosi, ma anche il dolore è comunque un fatto molto soggettivo, quindi insomma io confido nella mia sopportazione del dolore. E niente, ci vediamo quindi alla prossima clip in cui vi farò vedere il mio nuovo tatuaggio. A dopo, ciao! Eccomi qua con l'aggiornamento tatuaggio con l'occasione. Voglio anche assaggiare insieme a voi queste chips che ho trovato alla Coop, che sono praticamente 100% verdura. Io oggi assaggio questa al broccolo. Ho già assaggiato quelle al topinambur e erano buone.
l'ho praticamente sbriciolate sopra la pasta con il pesce e devo dire che gli danno quel tocco di croccantezza buono. E poi ho visto che ci sono alla carota, alla zucchina e forse anche qualcos'altro, non me lo ricordo. Comunque oggi voglio assaggiare queste al broccolo e vi faccio l'aggiornamento tatuaggio il giorno dopo averlo fatto. Ok, so che avrei dovuto aspettare che fosse guarito per farvelo vedere. Però io quando faccio qualcosa, quando c'è comunque qualcosa di nuovo che mi riguarda, sono sempre molto, da noi si dice smaniosa, sono sempre molto spedeccitata, voglio farlo vedere, voglio, se compro qualcosa voglio utilizzarlo, voglio provarlo, insomma. Oggi vi voglio far vedere appunto il tatuaggio. Ovviamente, se lo sapete, insomma, i colori non sono del tutto fedeli perché comunque deve guarire, quindi non sono veritieri. Però comunque l'idea c'è e vi faccio vedere che intanto io qui dentro ho proprio dei pezzetti, non so se si vedono, vediamo, faccio vedere così, dei pezzetti proprio di broccolo e non lo so, assaggio. E niente, quindi farò vedere insomma delle foto, perché comunque è una cavigliera, quindi vi faccio vedere le foto dai quattro punti per cercare comunque di darvi appunto un'idea. E quindi questo è il tatuaggio che ho fatto e a me piace tantissimo il risultato finale. Ora appunto è anche più scuro di come sarà e mi piace tantissimo. Intanto assaggio, perché lo trovo molto delicato, molto femminile, quindi secondo me sembra anche quasi un gioiello. Mi piace tantissimo e mi piace anche questa idea di questo fumo colorato che mi sembra quasi un po' magico. Ci sono anche dei puntini bianchi, delle stelline che se appunto sembrano magiche e che ovviamente ora qui non si vedono. E quindi io vi consiglio di seguirmi su Instagram e sotto trovate il link, perché poi ovviamente lì pubblicherò moltissime altre foto. Ovviamente direi che l'illuminazione è decisamente migliore, mi ero dimenticata di accendere la luce. Però non mi andava di rifare il video perché a me non piace rifare i video e quindi niente, il tutto è durato più o meno un'oretta, quindi non è stato per niente piacevole, ma già lo sospettavo. E per me i punti peggiori sono stati quelli laterali, lì ho patito veramente. E la cosa che a me più dà fastidio dei tatuaggi sono le sfumature, perché finché fanno le righe continue, ok, è un unico ago, ma quando ti fanno le sfumature sono più aghi e lì non c'è gusto, anche perché tendono molto a strusciare, no, con la macchinetta, e quindi no, non c'è gusto. Allora, sa di broccolo, non c'è sale, non c'è niente, quindi mangiamolo perché fa bene, ma non ci faccio le corse. E comunque sì, a me piace tantissimo. Io già ho in mente il prossimo. Sì, lo so che sembra strano, ma io già ho in mente il prossimo. E niente, non vedo l'ora che guarisca, perché ho voglia di fare appunto delle foto carine per celebrarlo. E praticamente ci ho scritto la parola solitudine in quattro lingue, cioè l'italiano, il tedesco, il francese e lo spagnolo. E ho scelto come font Angelica, quello con i pollicini, no? Molto femminile, mi piace tantissimo. Infatti mandai la foto al tatuatore dicendogli voglio questo font, e
e l'ho fatto così. Quindi diciamo è un tatuaggio che secondo me rappresenta benissimo l'idea che io ho della solitudine, perché per me la solitudine è magica, è un momento magico in cui sto bene, in cui do spazio alla mia creatività, alla mia fantasia, faccio quindi le mie cose creative, ed è un momento quindi in cui io vedo il mondo a colori, non è più grigio come anche il posto di lavoro dove lavoro, ma è un mondo colorato, stimolante, che mi riempie quindi di gioia, e quindi sì, voglio celebrare la solitudine con questo tatuaggio. Quindi fatemi sapere se vi piace, insomma sì, se vi piace. Vi ricordo che sotto trovate i link per i miei social e soprattutto Instagram, perché lì pubblico quasi tutti i giorni. E niente, io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, anche di attivare la campanellina per le notifiche, e noi ci vediamo al prossimo video. Io intanto cerco di finire questi broccoli, che sinceramente non è che proprio siano esaltanti. Ciao.